Unire l'anziano e il bambino in un percorso di scambio, incontro e passaggio generazionale. È questo l'obiettivo di Età dell'Oro, progetto nato proprio nel 2012, anno europeo dell'invecchiamento attivo, e che conta ben 5 tappe in Lombardia. Oltre a Bergamo, l'iniziativa ha toccato anche Milano, Pavia e Varese. Alla tappa bergamasca, prevista per giovedì 2 agosto, parteciperanno i bambini del Credo Agosto del Comune di Bergamo. Un'esperienza unica che permetterà loro di responsabilizzarsi e capire l'importanza del prezioso sapere custodito dai nonni. Abbiamo portato i bambini delle scuole ad incontrare i nonni nelle loro case, quindi nelle strutture, nelle RSA, nelle case di riposo, con un laboratorio artistico teatrale gestito da Silvia Barbieri e da Oreste Castagna. Abbiamo fatto lavorare insieme nonni e bambini per uno scambio di esperienze e storie. In particolare abbiamo raccolto un video box, abbiamo allestito un video box dove abbiamo raccolto le testimonianze dei nonni, quindi le storie, le loro memorie e i loro racconti. Per coinvolgere ancora più bambini e anziani nella vita e nella storia del territorio, sbarca nella nostra provincia la penisola di Yo-Yo, il nuovo progetto Rai Yo-Yo, che si propone come punto di riferimento per il gioco, l'intrattenimento e la narrazione nelle città e nei borghi italiani. Oreste Castagna, nei panni di Gipo Scribantino, sarà protagonista di 4 serate, dall'1 al 4 agosto, che coinvolgeranno grandi e piccini. Andiamo a visitare Brignano, il castello di Brignano, quei fantasmi, cose pazzesche. Andiamo a visitare Bergamo, ovviamente, troveremo la Pinara Vaso, grande burattinaia, e andiamo a visitare Santomé, il Parco dei Romanico, perciò promuoviamo anche una realtà bergamasca importantissima a livello mondiale, il Parco dei Romanico di Santomé, e andiamo a Sarnico, il lago. Un'occasione unica per il turismo in provincia. Oltre alla diretta RAI, che porta nelle case degli italiani alcuni dei luoghi più suggestivi della Bergamasca, il progetto è un servizio di turismo interno. Rientra nelle logiche di un turismo familiare che Bergamo sta cercando di sostenere sempre di più, un turismo molto interessante, quindi eventi legati alla famiglia si ben abbinano alle strategie che portiamo avanti.